Buongiorno a tutti. Allora, da questa settimana e per i prossimi 2 mesi, quindi durante tutta questa estate, abbiamo deciso un po' di alleggerire, come ben sapete, il nostro palinsesto settimanale del canale YouTube. E quindi, il mercoledì, al posto della live, della classica live sul mindset, ci sarà una pillolina. E quindi, oggi è il primo appuntamento di queste mini pillole sul mindset. Prima di cominciare vi chiedo di mettere un like al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina perché così non vi perdete tutti i contenuti del nostro canale che come ben sapete riguarda un po' tutto il mondo del trading e quindi noi andiamo a curare un po' tutti gli aspetti, sia quelli tecnici che quelli appunto del mindset. Come primo argomento quindi oggi parleremo dell'autostima, dell'importanza dell'autostima. Credere fortemente in se stessi è una delle caratteristiche più importanti, al di là dei risultati che noi abbiamo nel breve. Molte persone, in base ai risultati, diciamo, iniziali, si perdono un po' proprio perché perdono di fiducia in se stessi. Invece noi dobbiamo essere, molto bravi a mantenere alta questo valore, che è appunto quello dell'autostima. Non dobbiamo avere paura di sbagliare, non esiste chi non sbaglia. In qualsiasi mondo, in qualsiasi attività umana, anche i migliori fanno degli errori, commettono degli errori. La cosa più importante è imparare da questi errori e quindi è come gestiamo noi gli errori che facciamo. I campioni in ogni tipo di ambito non sono quelli che non sbagliano mai, ma quelli che attraverso gli errori costruiscono vittorie ancora più grandi di quelli che avevano, diciamo, contraddistinto e fatto diventare un campione. Quindi questo è un valore importantissimo. È fondamentale sapere che gli errori sono una parte del nostro processo di crescita e di apprendimento. Attraverso questi noi possiamo migliorare. Quindi non dobbiamo mai fermarci perché stiamo sbagliando, ma dobbiamo fare tesoro e imparare dagli errori. Grazie agli errori, in più, noi abbiamo un'altra possibilità, possiamo aggiustare il tiro in un certo senso, quindi dobbiamo avere questo tipo di mentalità, quello che attraverso gli errori piano piano dobbiamo sempre di più aggiustare il tiro fino a quando diventiamo eccellenti in quello che facciamo. E quindi l'errore fa parte del processo di crescita, è solo una fase, il fallimento è solo una fase del successo. Chiaramente nessuno parte e ha successo immediato. Bisogna attraversare determinate fasi, tra cui quelle in cui all'inizio, soprattutto all'inizio, non tutte le ciambelle ci escono col buco. Tutto dipende dal nostro approccio, ovviamente, come abbiamo visto. Quindi il nostro approccio è fondamentale. Dobbiamo sapere che tutto è sotto il nostro controllo. E se siamo bravi a capire questo, capiamo che i risultati sono sotto il nostro controllo, non dipendono da fondi e da forze esterne. Dobbiamo essere bravi ad assumerci la responsabilità dei risultati. Nella fase iniziale, questi risultati più delle volte magari potranno non essere soddisfacenti, più in là sicuramente diventeranno soddisfacenti e ci daranno grandi soddisfazioni. Però nella fase iniziale dobbiamo essere disposti e disponibili a prenderci l'onere del non piacere. Ecco perché quindi è fondamentale credere in se stessi. Noi dobbiamo partire da una consapevolezza che il mondo di oggi, la società moderna, quello appunto in cui noi ci troviamo, tutti noi siamo coinvolti, siamo in una, diciamo, in una sfera di iperinformazione, ormai diciamo che le informazioni viaggiano alla velocità della luce, si può dire. E quindi tutte queste informazioni e questi modelli di successo che ci vengono sempre di più, diciamo, messi a disposizione, spesso ci creano a livello inconscio, in un certo senso, una sorta di specchio in cui noi non ci troviamo allo stesso livello, ci giudichiamo male, cioè nel senso che noi vediamo all'esterno tutta questa perfezione e quando dentro di noi, a livello inconscio, noi in un certo senso sappiamo di non essere così perfetti. Tutto questo non fa altro che appunto a uccidere sempre di più il nostro valore, la nostra autostima. Ecco perché noi dobbiamo essere bravi a staccarci, a rifocalizzarci su quelle che sono le nostre caratteristiche. Ognuno di noi ha un talento, ognuno di noi ha un'attitudine.
Ognuno di noi è predisposto per fare meglio alcune cose particolari, non tutto. Non si nasce onniscienti. Al massimo si può pian piano imparare a fare un po' tutto. E quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a mettere l'attenzione, a focalizzarci sui nostri punti di forza e diventando più forti sui nostri punti di forza, pian piano, man mano, riusciremo a migliorare anche in quelle attività, in quelle cose in cui, specie all'inizio, quando le iniziamo a fare, non siamo tanto bravi. Questo non ci deve fermare, perché noi possiamo migliorare in ogni tipo di campo, in ogni tipo di attività, in ogni tipo di ambiente. Tutto dipende dalla reiterazione, dalla ripetizione, dall'allenamento e dal continuare a farlo. Quindi il nostro obiettivo deve essere quello di rompere lo schema del giudizio in cui sempre più siamo, diciamo, spinti. Invece la nostra attenzione deve essere quella di migliorarci quotidianamente, di non giudicarci in base ai risultati a breve, ma di lavorare per cercare di acquisire dei risultati a livello più duraturo. Spero che questo video vi possa creare uno spunto di riflessione, perché questo è il nostro obiettivo con questi video che facciamo, non certo quello di darvi delle regole di vita, anzi, è proprio quello di creare uno spunto di riflessione per cui man mano, quotidianamente, ognuno di voi, insieme a noi, può crescere nel proprio ambito, nel trading e in generale nella vita. Quindi per oggi abbiamo finito, ci vediamo fra una settimana al prossimo video.